Ciao, buongiorno. In questo video, video esercizio andiamo a praticare l'imperativo con il pronome doppio. Possiamo chiamare pronome doppio o pronome combinato. Quello che sempre consiglio è andare a vedere eh, il video in Simone Fiorini Imperativo con i pronomi combinati, imparare bene il video e poi praticare questo tipo di esercizio. Proviamo a rispondere a queste domande. Digli quello che pensi. La, la soluzione, la risposta corretta è diglielo. Dicci le tue idee. Diccele. Dalle un fiore. Qui attenzione, dare a lei un fiore, però quando diventa combinato, la soluzione è daglielo. Falle una foto. Fagliela. Dagli un panino. Daglielo. Dammi un consiglio, dammelo, dacci quindi dare a noi dacci le fotocopie, dacele, fatti la doccia, fatela, dagli i soldi, daglieli, dille il tuo nome, diglielo. Provati il maglione qui. Provare tu il maglione, la soluzione, provatelo. Consigliatemi una scuola, consigliatemela. Descrivici le tue ferie. Ricordiamoci, ferie o vacanze è eh, diciamo sinonimo. Eh, in realtà le vacanze sono per gli studenti, le ferie per le persone che lavorano. Descrivici le tue ferie, descrivicele. Mettiamoci guanti, mettiamoceli. Cambiategli l'orario, cambiateglielo. Scambiatevi i posti, scambiateveli. Ripetiamogli l'invito, ripetiamoglielo. Domandatele se viene, domandateglielo. Comprati un vocabolario, compratelo. Chiedetevi se è giusto, chiedetevelo. In questo esercizio viene aiuta perché già c'è eh, il verbo all'imperativo, solo dobbiamo mettere il pronome doppio, quindi il pronome combinato. Però dobbiamo fare attenzione, quindi vedete a me i soldi, però aiuta con il verbo. Ho bisogno di soldi, presta me li. Alessio ha bisogno di una matita, per favore portate a lui la matita, portategliela. Gli ospiti gradirebbero un tè? Offriamo a loro, quindi offriamo offriamoglielo. Mi serve il libro che ti ho prestato? Restituisci a me il libro. Restituisci melo. Se decidete di partire, fate sapere a noi questo. Fate a noi, fatecelo. Fatecelo sapere. Il vestito non ti sta bene? Togli a te il vestito, toglitelo. A Marta piacciono le rose, regala a lei le rose, regala regalagliele per il suo compleanno. Avete le mani sporche, lavate a voi le mani, lavatevele. I tuoi genitori vogliono conoscere la tua ragazza. Quindi presenta a loro la tua ragazza, presentagliela. Gianni aspetta la vostra email, mandategliela, È arrivato un messaggio di Elsa, oggi leggi, hanno il messaggio, leggi cielo. I pantaloni neri ti stanno benissimo, metti a te i pantaloni. Quindi te lì, mettiteli per la festa. La numero 13, l'ultima, Elia non ha visto il film, raccontate. A lui il film. Ricordiamoci perché c'è a lui, in questo caso sarebbe a lei, per Elia, però sta aiutando, ricordiamoci che quando è combinato a lui e a lei è sempre gli. Quindi Elia non ha visto il film, raccontate glielo voi. Ciao, alla prossima.